Oggi parliamo di come abbattere il muro del cambiamento in azienda. Il mindset di oggi dice: se vogliamo portare un cambiamento in azienda, dobbiamo fare sentire le persone responsabili del progetto. Due parole chiave: cambiamento e responsabili. Credo che anche tu sia d'accordo con me nel dire che non basta cambiare, non lo so, un organigramma in un'azienda per apportare un cambiamento. Cioè, non è che se l'azienda decide oggi di passare da un organigramma, che ne so, verticale a un orizzontale, apporterà un cambiamento, no, a livello aziendale. Il tema vero è che esistono delle dinamiche ben più profonde, come il cambiamento stesso, la resistenza al cambiamento, le emozioni che si porta dietro il cambiamento, le relazioni sociali, le dinamiche sociali che si porta dietro il cambiamento. Quindi non è solo un cambio di casello, un cambio di posizione o una mail spedita al mattino dicendo da oggi si fa così. Quindi il cambiamento parte da qui, parte dalle persone. Saranno le persone che daranno vita, daranno concretezza, daranno forza al cambiamento stesso. Possiamo avere anche il miglior discorso del top manager di turno, possiamo avere l'insegna, la targa, no? 3 metri per 2 nella hall aziendale, ma se non arriva al cuore, se non arriva alle menti, se non è impattante sulle persone, non avremo mai quella magia che veramente abbatte il muro del cambiamento. Quindi ricordiamoci, nel mentre lo dico a te, naturalmente in primis per me, di portare sempre le persone al centro del tema, anche quello del cambiamento. Senza le persone l'azienda non può cambiare. Ciao, spingere sull'acceleratore e andare. Buona giornata, sei numero uno. Ciao.